che minchia fai qua? Eh? Ma perché non stai cercando un lavoro? Vagabondo! Eh? Che cazzo fai vestito così, in questa maniera qua? Ma ce l'hai testa? Ce l'hai il cervello qui nella testa? A quest'ora qui su? Ma vaffanculo, vaffanculo, quanto me ne vado, vaffanculo. In un mondo senza più veri eroi, oggi è difficile anche per i supereroi. Ogni volta che guardo i film con i supereroi, mi accorgo di come se ne dovrebbe avere uno per ogni città. Un paladino della giustizia pronto a intervenire quando l'occhio della legge non vede. Il mondo ha bisogno di supereroi, persone serie e volenterose, ma i cittadini non sembrano apprezzarlo. Ci mancano di rispetto sfottendoci e ridendo alle nostre spalle, proprio quegli stessi cittadini che poi magari vanno 3 volte al cinema a vedere Spider-Man e riescono a non sentirsi ridicoli. Noi non siamo accettati per il semplice fatto che ci stiamo per davvero. Un poliziotto basta che si mostri in divisa e subito si conquista tutte le attenzioni del caso. Li rispettano e li ascoltano. Noi invece, appena ci facciamo vedere pubblicamente con i nostri costumi, veniamo derisi e offesi, spesso rincorsi, alcune volte perfino picchiati. Forse dovremmo cominciare a girare con la pistola anche noi. In fondo tutti hanno paura delle armi da fuoco. Quelle cose uccidono per sbaglio. E penso che se cominciassi a girare per strada armato di pistola e calzamaglia, finirei io stesso 3 metri sottoterra. Il nemico è ovunque perché per gli altri noi siamo diversi. Il problema però è che per etica professionale non possiamo reagire contro i bravi cittadini. Per questo se ne approfittano e ci trattano come se fossimo giocattoli e fenomeni da baraccone. La città ha bisogno di me. Il mondo intero ha bisogno di noi.